Non lo faccio mai, ma questa volta intervengo per fatto personale. L'unico motivo per cui scuotevo la testa è che la diossina Seveso è del 1976, la legge 194 è del 22 maggio 1978, quindi io non sarò medico, ma lei non conosce la storia della medicina, perché bambini di 2 anni non sono mai stati abortiti. Mentre a Seveso furono eseguiti 30 aborti in deroga che nulla hanno a che fare con la legge 194. Grazie. Mettiamo in votazione la mozione. Da accettare a si mette in votazione la mozione con l'emendamento esposito. Vai al tuo amico Pisapia, che coglione. Ricordo che c'è ancora una mozione da discutere. Sandro. Chiudiamo la votazione. Presenti 37, favorevoli 20, contrari 14, astenuti 3, approvato. Passiamo al numero. Dobbiamo che la consigliera Santoiello ha votato contrario, che quindi diventano 15. Passiamo all'ultimo punto iscritto all'ordine del giorno. La mozione, Presidente, la mozione era insieme, l'ha accettata. Abbiamo votato l'emendamento, una mozione che è accettata dal consigliere Proponente. Quindi procediamo con la mozione di urgenza presentata dal consigliere Pellegrini relativamente alla richiesta di allontanamento dei nomadi dalle via degli artigianelli. Consigliere Pellegrini. Mettiamo in votazione. Chiudiamo la votazione. Presenti 28, favorevoli 11, contrari 1, astenuti 16, approvato. All'ultimo punto scritto l'ordine del giorno, la firma è chiusa. Ricordo che il gruppo si dirà al tavolo della presidenza.